parole cruciali per il governo dopo che ieri il PDL ha deciso di non partecipare alla fiducia sul decreto sviluppo e sui costi della politica. Questa mattina Alfano è salito al Quirinale insieme ad una delegazione del PDL. Al termine dell'incontro, durato più di un'ora e mezza, Giorgio Napolitano ha visto anche il presidente del Senato, Renato Schifani. Intanto Monti aspetta le prossime mosse del Quirinale, che ieri ha richiamato i politici ad evitare una convulsa conclusione della legislatura. Prove di crisi che hanno agitato i mercati. Maglia nera per Milano che gira intorno al meno 1%. Spread in ascesa nelle prime battute. Sale a 332 punti base dai 324 dell'apertura. Scossa di terremoto di magnitudo 7.4 alle 17.18 locali è stata registrata nel Pacifico al largo del nord-est del Giappone. Le autorità hanno lanciato un'allerta tsunami con onde fino a 2 metri lungo le coste nella prefettura di Miyagi, che già fu coinvolta nel disastro del 2011. Nessuna anomalia, hanno riferito i media, è stata finora registrata alla centrale nucleare di Fukushima, già gravemente colpita dal sisma dell'11 marzo dell'anno scorso. Fermati i treni veloci, chiuso per ispezioni sicurezza l'aeroporto di Tokyo. Da una parte le istituzioni alle prese col rigore sui conti, dall'altra i soggetti economici e sociali che attuano strategie di sopravvivenza. È l'Italia, secondo il rapporto Censis 2012, che evidenzia la paura delle famiglie davanti alle crisi. Si vende l'oro, tornano le bici e gli orti, mentre la spesa e i consumi crollano all'insegna del risparmio, rinuncio, rinvio e tornano a livelli del 97. Scende anche la propensione al risparmio, mentre boom di chi cerca lavoro ed è allarme per la flessione degli occupati giovani. Pioggia, neve a bassa quota e soprattutto freddo polare è lo scenario atteso su tutta Italia a partire da oggi per l'arrivo del ciclone Attila. Le temperature al centro-nord si abbasseranno anche di 4-5 gradi, allerta della protezione civile anche al sud per le forti piogge. Arresti e sequestro di beni per 10 milioni in un'operazione dei carabinieri nel Trapanese. Al centro delle indagini la presunta infiltrazione delle famiglie mafiose di Castelvetrano e Salemi in attività legate alle energie rinnovabili, attraverso l'acquisizione di lavori per impianti eolici e fotovoltaici nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani. Secondo gli investigatori, i proventi illeciti sono stati in parte usati per sostenere la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Resoconto positivo per le italiane in Europa League. 3 squadre su 4 avanzano nella competizione. Inter, Lazio e Napoli si sono guadagnate l'accesso ai sedicesimi di finale, fuori solo l'Udinese. Avendo conquistato qualificazione e primato del girone, la Lazio avrà come avversarie le seconde classificate e le 4 compagine che hanno accumulato meno punti retrocesse dalla Champions all'Europa League. Inter e Napoli, seconde classificate dei rispettivi gironi, corrono il rischio di dover affrontare squadre come Chelsea, Benfica, Olympiacos e Liverpool. Per i sorteggi, che si terranno a Nyon, bisognerà attendere giovedì 20 dicembre, mentre per le prossime sfide appuntamento al 14 febbraio per i match di andata e al 21 febbraio per il ritorno.